Quando gli uomini smettono di essere giusti, Dio gli toglie la musica. Una citazione molto bella. Quindi, finché abbiamo la musica, abbiamo la speranza di diventare persone giuste. E questo è il mio obiettivo. Oh,
per questa serata stupenda, Armando, prima di Sprint, che era l'ospite d'onore, che veramente ci ha deliziato con questi canti stupendi, con la voce meravigliosa. Poi vi avevo detto che era una serata un po' particolare, un po' strana, che sarebbe stata una serata all'insegna dell'amicizia, per cui ringrazio anche Cecilia che è stata al gioco all'ultimo momento. Forse qualcuno, vedendo il programma, ma anche vedendo tutta la serie di programmi di quest'anno, può dire: ma mescolare sacro e profano non è una cosa. Eppure mescolare il sacro e profano, cioè il divino e l'umano, è l'essenza proprio della fede cristiana, perché Dio si è fatto uomo e l'uomo ha sempre aspirato fino all'inizio a farsi Dio. Quindi c'è tanta musica sacra che viene oggi eseguita nei teatri, non più nelle chiese. Quest'anno abbiamo voluto fare anche l'inverso, cioè ospitare musiche che di solito vengono cantate nei teatri, portarle qui. Cioè, mentre il divino va nel teatro, l'umano va nelle chiese, proprio per mostrare quello che è il fondamento della nostra fede, cioè l'umano e il divino non si contraddicono. Purtroppo è l'abbaglio del mondo moderno, che per essere uomini maturi bisogna escludere il divino, e troviamo anche tante persone religiose che non apprezzano i valori umani. Il teatro, potremmo dire, è la chiesa dell'umano, si canta la storia che stasera abbiamo sentito, le passioni, le gioie, i dolori, eccetera. Naturalmente nelle chiese c'è l'azione di Dio, nel teatro c'è l'azione dell'uomo, ma con il programma di quest'anno abbiamo voluto, questo è il filo conduttore di tutti i concerti, portare l'umano nelle chiese, perché ciò che è autenticamente umano è anche autenticamente cristiano. Diventate selose e le prese sono.
po' dimenticata, come scrive un artista nel catalogo, molti la considerano una tecnica da signorine. E allora volevo un po' sfatare il fatto che invece questa è una tecnica molto complessa, che praticano tanti, ma pochi riescono davvero a essere maestri. Della Curello è che è brillante nonostante sia una pozzanghera. Questo è un miracolo, questa è una pozzanghera d'acqua e pozzanghera su pozzanghera colorata da velature, cromie, suggestioni, forme in una trasparenza che solo lui ha. E l'altra cosa che mi piace è che nell'acquarello non si può bleffare se fai l'acquarello. Se sbagli l'acquarello lo butti. Non si bleffa soprattutto perché ogni macchia che tu distribuisci restituisce la forma che la mano ha dato al pennello. Ogni pennellata, ogni campitura è sincera e questa sua sincerità mi piace moltissimo. Thank you.
Vergognare